Deve dire tutto, Sabrina deve liberare la sua coscienza da quel tremendo fardello e dire tutta la verità. Così, in una intervista rilasciata oggi al Corriere del Mezzogiorno Puglia, parla Ivano Russo, uno dei personaggi coinvolti nella vicenda di Avetrana, paese del Tarantino dal quale esattamente 5 anni fa, il 26 agosto del 2010, scomparve la quindicenne Sara Scazzi, il cui corpo venne poi ritrovato il 6 ottobre del 2010 in un pozzo cisterna nelle campagne del comune Tarantino. Per l'omicidio di Sara sono state condannate all'ergastolo, confermato in appello il 27 luglio scorso, la cugina di Sara, Sabrina Misseri, e la madre di quest'ultima, Cosima Serrano. Condanna confermata in appello anche per Michele Misseri, padre di Sabrina e marito di Cosima, 8 anni per soppressione di cadavere. Quel maledetto 26 agosto di 5 anni fa, racconta Ivano, di cui secondo i magistrati si erano invaghite sia Sabrina che Sara, ha cambiato tutto il corso della mia vita e quella di altri. Ho bruttissimi ricordi di quel giorno. Accadde che scomparve una mia carissima amica, la più piccola e la più coccolata del gruppo, una bambina a cui tutti volevamo bene. Da quel giorno la mia vita non è stata più la stessa. Da quel giorno sono stato il sospettato numero uno. Sono stato travolto da un terremoto che mi ha cambiato e ha cambiato la mia famiglia. Ho perso la spensieratezza dei miei anni. Ho un'ex compagna che mi accusa di cose terribili ed ho un figlio di 2 anni e mezzo che ho avuto da lei e che non mi posso godere.